finiremo tutti in purgatorio, perché? Beh, perché non siamo abbastanza buoni per andare direttamente in paradiso, ma non siamo neanche così cattivi da finire direttamente all'inferno, tranne i nostri nemici che andranno all'inferno e le nostre mamme che vanno. Che andranno in paradiso. Quindi il purgatorio è il posto degli uomini, perché è l'unico posto in cui esiste il tempo. L'inferno è per sempre, il paradiso è eterno. Nel purgatorio il sole sorge e tramonta, ma il tempo che sulla vita, sulla terra, ci avvicina, ahimè, alla morte, nel purgatorio ci avvicinerà alla salvezza. Arriveremo in cima alla montagna del purgatorio, dove c'è il giardino del paradiso terrestre. Berremo l'acqua dell'Ete, che fa dimenticare il male commesso. Berremo l'acqua di un altro fiume, l'Eunoè, che rafforza il ricordo del bene compiuto. E poi, come Dante e Beatrice, potremo volare attraverso i cieli del paradiso, sin davanti al volto di Dio. Quindi il purgatorio è un po' un'attesa della felicità. Felicità e rivoluzione è il tema di questa edizione. Qual è la sua idea di felicità? Il purgatorio è il regno del quasi, dell'attesa, che in sé è una forma di felicità. Ma la felicità è una cosa molto semplice, come diceva Trilussa, un'ape che si posa su un bottone di rosa, in fondo la felicità è una piccola cosa. La felicità non è una cosa per gli umani. Potremmo averla magari, chissà, in paradiso, quando saremo per gli orientali, la felicità vuol dire smettere di soffrire. Noi abbiamo un'ambizione più grande, abbiamo l'idea che la felicità sia completarci, conoscerci, ricongiungerci con le persone amate. Lo scopriremo solo vivendo, per citare un altro grande, dopo Dante, Lucio Battisti.